L'Air Data Inertial Reference System, o ADIRS, suddiviso in tre singoli ADIRU indipendenti l'uno dall'altro, sono un ausilio alla navigazione. Essi sono composti da computer, giroscopi laser e accelerometri, al fine di stimare la posizione e l'orientamento dei tre assi dell'aereo senza riferimenti esterni. Forniscono infatti parametri di temperatura, anemometrici, barometrici e inerziali al sistema EFIS, ovvero al Primary Flight Display e al Navigation Display, e ad altri sottosistemi, come FMGC, FADEC, ELAC, SEC, FAC, FVC, SFCC, ATC, GPVS, CEFDU e al CPC. Queste fonti di dati vengono raccolti attraverso quattro tipi di sensori: 3 sonde di PTOC, 6 sonde di pressione statica, o STAT, 3 sensori dell'angolo di attacco, o AOA, 2 sonde di temperatura totale dell'aria, o TAT. Nota: questi sensori sono riscaldati elettricamente per evitare la formazione di ghiaccio. Il sistema comprende 3 ADIRU, o Air Data Inertial Reference Units, identici. Ogni ADIRU è divisa in due parti, una delle quali può funzionare separatamente in caso di guasto dell'altra. La parte ADR, o Air Data Reference, fornisce altitudine barometrica, velocità dell'aria IAS e MAC, angolo di attacco, temperatura e avvisi di velocità eccessiva. La parte IR, o Inertial Reference, invece, viene inizializzata con l'FMGS e fornisce l'assetto, il vettore della traiettoria di volo, la track, la direzione, le accelerazioni, le velocità angolari, la velocità al suolo e soprattutto la posizione dell'aereo. In un ADIRU, i sensori di movimento corrispondono agli accelerometri, in quanto misurano i cambiamenti di velocità in ciascuno degli assi. D'altra parte, i sensori di rotazione sono i giroscopi in quanto misurano la velocità angolare degli assi. Un pannello dedicato al controllo dell'ADIRS situato sull'overhead permette la selezione delle tre modalità di ogni singolo ADIRU, ovvero Navigation, Attitude e Off. Due ricevitori GPS sono collegati alla parte IR degli ADIRU per il calcolo ibrido della posizione. Infine, 8 ADM, o Air Data Modules, convertono tutti i dati pneumatici provenienti dalle sonde PTO e STAT in dati numerici per gli ADIRU. Nota: senza gli ADM, l'aereo non potrebbe conoscere tutti i dati e calcolare le prestazioni dell'aereo. Per allineare le piattaforme inerziali, ci sono vari modi, e adesso affronteremo ognuno di esso. Nel caso numero 1, quello più utilizzato come standard, prevede di selezionare tutti e tre gli ADIRU in modalità NAV. La latitudine e la longitudine vengono automaticamente inizializzate dai ricevitori GPS, come citato in precedenza. Nota: la spia on-bat indica che gli AR sono alimentati dalle batterie dell'aereo. Questa spia si accende per un breve periodo durante il self-test all'inizio della sequenza di allineamento. Ora, non è necessario aspettare che questa spia si spenga, tuttavia, l'attesa di un paio di secondi assicura che in caso di guasto o problemi di alimentazione con le batterie di un ADIRU, aumenta la possibilità di riconoscerlo e riduce il rischio di spegnere quello sbagliato. Inoltre, solo l'IR1 e l'IR3 possono essere collegati alle batterie durante l'Emergency Electrical Configuration. Il tempo di allineamento può richiedere dai 5 ai 15 minuti e varia in base alla latitudine geografica dell'aereo o alla vicinanza dall'equatore. È possibile visualizzare il conto alla rovescia in due modi: attraverso la finestra Data Display oppure come memo nell'Engine e Warning Display. Durante un allineamento è molto importante mantenere il velivolo completamente fermo, in modo che l'ADIRU possa percepire con precisione la rotazione della Terra. Se l'ADIRU rileva un movimento eccessivo, riavvierà l'allineamento da capo. Questa condizione può verificarsi in condizioni di vento eccessivo o se l'aereo si sta effettivamente muovendo.
Nota: al di sopra dei 73 gradi nord e dei 60 gradi sud, la Diru fornisce la prua vera, invece della prua magnetica. Nel caso numero 2, invece, prevede un riallineamento, o quick realign, degli IR durante un turnaround. Solitamente questa procedura non è necessaria, tuttavia se una Diru accumula una discrepanza della velocità al suolo maggiore di 5 nodi, indicata su uno dei due ND per l'IR 1 e 2, e sul display data nel pannello ADIRS per l'IR 3 oppure nella pagina IRS Monitor dell'MCDU, è necessario effettuare un riallineamento di 30 secondi tra una tratta di volo e l'altra. Questo è possibile selezionando la posizione OFF sui selettori IRS e riposizionarli su nave entro 5 secondi. Questa procedura azzera gli errori di velocità residua e ridefinisce la posizione dalle precedenti operazioni in modalità NAP. Il pitch, il roll, l'heading e i sensori IRS non vengono ripristinati. Infine, nel caso numero 3, è possibile eseguire un allineamento inserendo la posizione manualmente quando l'inizializzazione automatica non è disponibile o viene annullata manualmente dall'equipaggio di volo. Questo può essere fatto attraverso l'ultima posizione di riferimento memorizzata dagli ADIRU prima del loro spegnimento, oppure inserendo le coordinate dal tastierino numerico, se equipaggiato. Ad esempio, questo può essere utilizzato per inserire delle coordinate precise del gate quando l'aeromobile è destinato a volare senza GPS su lunghe tratte prive di copertura radio. Inoltre, in caso di guasto della Diru numero 1 o numero 2, è possibile selezionare l'ADR 3 o l'IR 3 attraverso queste due manopole situate nel pannello ECAM Control Panel, come fonte di dati di backup. Questo permette di ripristinare i parametri di volo visualizzati sul display PFD e i parametri di navigazione visualizzati sul display ND. Se invece tutti e tre gli ADIRU, più precisamente le parti ADR, si guastano, si attiverà la modalità BAS, o Backup Speed Scale. In tal caso, la scala di velocità verrà sostituita dal VAS. Questa è basata dal sensore dell'angolo di attacco, AOA, e dalla posizione dei flap e slats. La scala di altitudine, invece, si basa sulle informazioni del GPS. Nel caso di un'imprecisione dell'altitudine del GPS, le ultime due cifre sono doppiamente tratteggiate. Ecco che in questo caso, il QRH ci fornisce questa procedura per la risoluzione del problema. Di seguito puoi notare la lista delle attrezzature alimentate elettricamente dagli specifici bus dell'aereo.